Oggi è lunedì 30. Niente, sto andando a lavoro. Aiuto. Allora, uscita da lavoro, adesso vado da Dyson. Non vedo l'ora. Sono un po' in anticipo in realtà, però. Allora, piega fatta, sperando che si veda qualcosa, però, cioè, mi piacciono tantissimo. Dopo vi spiego quando arrivo a casa cosa ho fatto. Sono stupendi, ovviamente l'ho ordinata. Fanciulli, eccomi qua. Allora, sono tornata. Sì, adesso vengo a mangiare, mamma. Cosa fai? E volevo fare un pezzo di vlog. Ma niente, No, va bene così. Comunque questi qua sono i boccoli fatti con appunto il Dyson, a parte che mi ha spiegato tutto come fare, cioè me l'ha fatto anche provare, vabbè, cioè non c'è paragone, nel senso che guardate che belli. Allora, io sono andata in motorino, cioè sono tornata a casa in motorino, quindi ovviamente purtroppo sono un po' scesi, ok? Perché non sono fatti con il ferro, quindi comunque sono morbidi come piega, però devo dire che l'asciugatura, il phon è pazzesco, perché a parte che si asciugano in 39 secondi, potete farli lisci, mossi, ma ho fatto provare il cono perché con quello nuovo si gira semplicemente il pirulino, non ci sono due coni sia per il lato destro che sinistro, che è molto più pratico. E wow, cioè, boh, nel senso, mi piace troppo la piega che ho. E poi in più la cosa bella è che sono morbidissimi, cioè non è come quando faccio io le pieghe con i ferri, che poi ho i capelli super secchi. E mamma mia, pazzesco, vi giuro, cioè, guardate che belli, non lo so, continuo a guardarmeli. Quindi alla fine della fiera ho deciso di ordinarlo. E l'ho ordinato direttamente da loro perché anche sul sito il colore che volevo era appena finito. Tra l'altro mi sa che, no, neanche ieri sera c'era perché avevo già guardato. E alla fine ho deciso di ordinarlo da loro, lo vado a ritirare in negozio. Tanto comunque aspettare per aspettare, cioè è la stessa cosa, che io aspetti che lo ricarichino online o che lo ricarichino in negozio. Mi hanno detto appunto che a Milano, in zona Gaia Aulenti, perché sono andata lì, e il loro carico arriva il giovedì, e che quindi poi comunque al massimo avrei dovuto aspettare 1 o 2 settimane, insomma, che poi mi avrebbero fatto sapere, mi avrebbero inviato sia la mail che mi avrebbero chiamato, e ovviamente quando poi lo posso ritirare lo pago direttamente lì, quindi non mi hanno neanche fatto pagare lì, non ho neanche pagato la piega perché comunque sia loro hanno detto che comunque era un loro disagio, che io ovviamente sul momento non potevo comprare il prodotto. E vabbè, però perlomeno mi sono fatta fare questa piega bellissima. E vi dico solamente questa informazione di servizio, nel senso che se voi ovviamente vi fate fare la piega e non avete intenzione di comprarlo, tralasciate il disagio che è successo oggi, disagio tra virgolette, nel senso che era, ovviamente non c'era e ovviamente l'ho dovuto ordinare. Però ovviamente se volete solo farvi fare la piega costa 40 euro da quello che mi avevano spiegato, e se invece poi decidete di comprarlo la piega è gratis. Tornata alla base, cena. Vai, apri. Scusa amore, ti ho sparaflesciato questo flash. Vabbè. No. L'ho detto di non comprarlo, no. Tu dai, ora lo compro, io ti state fermo, dai, no, bruttissimo, lo compro. No. Sì, lo volevo. E sì. Bello questo. Così amore, ti puoi prendere l'AirTag qua e schiaffartelo sopra. Top. Ah boh, uguale al tuo vecchio, no? È più bello. Grazie. Niente. Te da parte mia. Tua? Ti. Io così ti compri l'AirTag. È un complotto.
Amore, mo, se perdi il telefono, giuro. E se perdi il telefono, se perdi il telefono, sei morto. Se perdi il portafoglio, guarda, non so cosa dirti. Ora non lo posso più perdere. Però se vuoi possiamo inseguire i ladri con l'AirTag. Wow. Non lo so come funziona, amore. Cioè, non ho proprio visto. Non so neanche se si deve ricaricare, ma non penso. Vai, vai, apri. Dopo te lo faccio vedere, vabbè. Amore, è arrivato oggi. Pensavo non arrivasse. Me l'ha scritto mia mamma mentre ero in pausa. Amo, ma che cos'è? Mo guarda. È una roba particolare. Cioè, appunto. Ma cos'è? Fanciulli, allora questo qui è lo zaino della Tropic Feel, il modello è Shell, a me piace tantissimo, non so voi, però io lo trovo fantastico questo zaino, che parte dai 20 litri fino ad arrivare a 40 litri, utilizzabile sia giornalmente che anche nel weekend e anche in realtà proprio per viaggiare. All'interno ha appunto questo zaino, dove c'è questa specie di guardaroba dove si infilano le cose e si rimpicciolisce. E ovviamente oltre a questo, nella parte davanti gli ho anche preso il beauty case che si aggancia direttamente proprio magneticamente davanti, e vedo che Marco appunto lo utilizza davvero tutti i giorni, quindi anche proprio per andare a lavoro, anche in moto, è super accessoriato. Prima o poi faremo anche una recensione su questo zaino. Il ritorno. Allora, oggi è sabato 4 e niente, io in realtà non, cioè non vi ho più detto, fatto nulla, perché comunque sono stati giorni abbastanza impegnativi, insomma volevo farvi solamente un mini recap di tutto quello che è successo in quest'ultimo periodo, prima di chiudere insomma questo vlog. Fondamentalmente dopo il lavoro martedì 31 sono tornata la sera tardissimo, il giorno dopo siamo partiti alle 3:30 da Monza per andare appunto a Malpensa e poi andare appunto giù dai parenti di Marco, perché appunto il fratello faceva il compleanno, poi comunque il 1° giugno anche Marco ha fatto il compleanno. Sicuramente avrete visto lo spacchettamento del suo regalo, che se riesco vi metto per bene lo sketch dello zaino che gli ho preso sia lo zaino, poi mi ha regalato il portafoglio con il porta AirTag e io gli ho regalato anche l'AirTag.
E niente, però in realtà, cioè, è stato tutto tipo nel giro di 24 ore siamo stati lì. Quindi, come siamo arrivati, ci siamo riposati, la sera siamo andati alla cena, poi il giorno dopo siamo andati un attimino da suo fratello, dalle nipotine, eccetera, e poi dopo abbiamo preso l'aereo e siamo ritornati a Milano. Giovedì 2 giugno, la sera alle 8:30 eravamo qua a casa, quindi è stata veramente toccata e fuga. Ieri, che era venerdì, abbiamo entrambi lavorato e niente, poi io sono stata un po' con mia mamma, le ho medicato la ferita chirurgica, insomma, del portacat, anche se oggi tecnicamente io dovrei levare il portacat, cioè dovrei proprio levare, buonanotte, levare i punti del portacat, e oggi è mezzogiorno lavoro, e niente, insomma, da mezzogiorno fino alle 2 sono a lavoro. Poi cosa è successo ieri pomeriggio, dopo lavoro, dopo che ho fatto la medicazione a mia mamma, eccetera, eccetera, sono andata a prendere lo scooter nuovo. Non ho più uno scooter, il mio scooter vecchio che ce l'ho dal 2013, se non mi sbaglio. Non ho più appunto lo scooter. Il cinquantino, ma ho adesso l'Honda Vision 110, che è praticamente il doppio del motore che c'avevo prima, ma infatti vi giuro, raga, è una figata, infatti non vedo l'ora. Oggi vado prima a Milano, che devo portare un po' di cose a mia mamma, e poi ho deciso che vado a lavoro con quello, tanto sono vicino a casa dai miei, insomma, dove vado a lavorare con il dermatologo. Poi vi racconterò appunto di questo lavoro in più che sto facendo, insomma, mi sta piacendo tantissimo la dermochirurgia, o comunque in generale l'ambiente chirurgico, cosa che non mi aspettavo per niente. E oggi appunto devo sia togliere i punti, poi dobbiamo rasare totalmente mia mamma, perché ho questi peletti che, cioè, lei non è, così, come si dice, non ha perso tutti i capelli contemporaneamente, ovviamente, perché tipo qua ai lati ormai li ha già persi, però mi devo fare aiutare da Marco, perché io con quel rasoio lì elettrico non è che sia tanto in grado, perciò penso che mi farò aiutare da lui. Oggi pomeriggio andiamo lì, e in realtà c'è anche una sorpresina per Marco, che i miei gli hanno preso cioè, tipo, delle mini tortine per il suo compleanno. Sono contenta da una parte, insomma, di essere riuscita anche a scendere un po', perché quest'estate non lo so quanto riuscirò a scendere giù insomma, dai parenti di Marco, perché appunto col fatto che comunque mia mamma dovrà continuare la chemio, comunque dovremo penso rimanere qua. Poi vi dico la sincera verità, cioè io che me ne vado in vacanza mi scoccio, poi sapendo che mia mamma è a casa che soffre come non so cosa, anche perché abbiamo fatto il secondo ciclo, a giugno, il 17 giugno abbiamo il terzo ciclo, il penultimo. Quindi siamo in dirittura d'arrivo con questa chemioalopecizzante, e l'unica cosa è che appunto, cioè, insomma, ci sono dei giorni in cui sta meglio, altri giorni in cui non sta bene, cioè ieri era uno di questi, e solo che poi si lamentava un po', perché diceva: ma com'è possibile che l'altro giorno io c'ero già sta cioè ero già stata bene? Ma purtroppo la chemia è così, si sa. In questa casa, se non si lavano i piatti non si è contenti, quindi io adesso lavo un po' qui, poi devo sistemare un po' qua, perché veramente vedete scarpe in giro, insomma. Volevo fare vedere anche le bomboniere del fratello di Marco, cioè queste qui in realtà erano i segnaposti, che sono super carini, poi le bomboniere le abbiamo già messe via. Era tutto a tema mare, bellissimo, però vedete qua che c'è un disastro Ciao, fai vedere questo orologio. Mattia, sì, oggi. Mettitelo stasera, no? Eh sì. Ah. Ops. Bello. No, è bello, amore. Ok, mi sono presa il vestito per il compleanno da Penny Black. Poi cioè, vi metto le foto direttamente. Ho preso anche la cintura. Si vede? Sì. Bonjour fanciulle, allora niente, io stamattina sono andata a lavoro, sono già tornata in realtà e mamma mia, comunque, cioè, ho preso troppo peso. Cioè, adesso vi faccio vedere il mio outfit del giorno, aspettate un attimo. Contate che a stento mi sta questa, cioè, vabbè. Tralasciamo questo, stendiamo un velo pietoso questa cosa, però vabbè, perché io ho preso peso proprio qua. E anche qua in realtà, però va bene.
E nulla, comunque questo qui era un pantalone di Penny Black, Panta Palazzo, come potete vedere, che volevo farvi vedere già da una vita. L'ho presa l'anno scorso, ma l'ho sfruttata pochissimo l'anno scorso, invece quest'anno in realtà la sto sfruttando molto, ma molto di più, mi piace tantissimo. Ok, scusate l'inquadratura così, ma dovrebbe reggere. Volevo farvi vedere dei pacchi che ho ordinato su Amazon, cioè dei pacchi che mi sono arrivati da Amazon, gli ordini che ho fatto per il mio compleanno. Questa è la settimana del mio compleanno, io faccio gli anni il 9 giugno e quindi ci tenevo a farvi vedere un po' il tutto. Allora, intanto ho deciso che quest'anno faccio la cafone, faccio anche le bomboniere. Aspettate che tolgo via almeno il mio nome, perché sennò va bene tutto, però. Questo e forse queste sono le bomboniere, penso proprio di sì. Vediamo. Sì. Allora, sono delle bomboniere a stile pacchetto, tipo vintage, un po' retro, vedete. Ah, non so. Poi, allora, ho preso tutto questo set per il compleanno e... Oddio, che cos'è sta roba? Aiuto. Ah no, queste sono per fare le foto. Cioè, sono tipo degli accessori, dei gadget per fare le foto. E questo invece è il set di palloncini. Qua c'è un altro set ancora di palloncini. Qua questi sì, sono i segnaposti che volevo fare, carinissimi secondo me. Buongiorno. Allora, io sono in macchina. Madonna mia, aiuto, c'è l'aria condizionata. Stanotte ci ha fatto uno scroscione agghiacciante. E aiuto. E niente, invece, cioè stanotte volevo dire, niente, stamattina pare essersi schiarito, speriamo, boh. Vabbè, io sono pure abbastanza in ritardo, però va bene così. Cioè, mi interessa relativamente. Ci sta. Guardo. La portiamo con noi in partenza, non so dove. Come sei bella, amore mio. Tutti più. No, sì. Ma con questo occhiaio sono pure struccata, ci penso meglio con gli occhiali da seta pista, da sole, così non mi vede nessuno. Ta-da! Il letto. Ciao, amore. Ciao, amore. Ma poi questo lo possiamo spostare? Sì. Beh, comunque ci sono due letti qua dentro. Bellissimo. Marco Bruno sta facendo le prove luci. E poi qua c'è il giardinetto. Zan zan. Poi qua c'è la prima doccia. Metti, questa è tipo la doccia emozionale. Doccia. Idromassaggio. Quello non lo so che cos'è, ma sarà un coso per sedersi. Sapete quanto ami i bagni, quindi qua c'è bagno 1. Qua c'è questo. Altra doccia. Altro bagno. No, vabbè. Amore, abbiamo due bagni. Così posso, cioè, così non ti rompo più le balle. E qua
c'è la sauna che non si vede ma c'è. Eccola! Bello! Comunque mi sono persa il pezzo forte. Eccolo qua. Là si può anche mangiare. Piano! Vabbè, ma anche se non c'è il sole, possiamo stare fuori lo stesso. Fanciulli, allora sto tornando su a casa. A parte che ho tagliato i capelli, non so se si vede, mi metterò un po' di screenshot. E ho tagliato i capelli, ho fatto una sorta di ciuffo a tendina e poi li ho ovviamente decolorati come al solito. Sono andata a prendere i palloncini che dopo vi faccio vedere. Sono andata a recuperare dei pacchi e dopo ci sentiamo per bene. Attenzione che scoppia, se ne vado in locale, eh!